Mi impegno con Rete Veneta a portare avanti per la città questi punti che abbiamo condiviso. Così all'allora candidato sindaco Francesco Rucco avevamo chiesto di sottoscrivere un impegno articolato in 10 punti per conto dei cittadini per rivitalizzare Vicenza. Tra le vostre richieste numerosissime, quelle che chiedevano di riportare in centro storico i servizi pubblici decentrati dopo la contestata esperienza del front office. Oggi un importante tassello è stato posto. Alla presenza del prefetto e del direttore generale, i sindacati hanno sottoscritto un importante accordo. C'è un impegno a svuotare l'edificio a medio termine, subito una parte dei servizi rientreranno in centro storico entro la fine dell'anno. Un impegno formale che abbiamo voluto mettere nero su bianco davanti al prefetto proprio per non farci prendere in giro, nel senso che avevamo bisogno di un impegno formale. Capiamo che la necessità della nuova direzione, della nuova amministrazione di ripensare a tutti gli edifici comunali, quindi per quello abbiamo chiesto comunque un monitoraggio continuo sulla situazione per gli uffici che rimarranno là, cioè gli uffici tributari presumo. Entro la fine dell'anno, ripeto, torneranno i servizi anagrafici entro negli uffici qua di Piazza Biade a medio termine, quindi noi chiederemo un incontro in Comune di Vicenza per avere la tempistica in corso del 2019 per il ripristino di tutti i servizi in centro storico.